pizza? Ah, perché lui non mi dava più. Ah, no, non lo so. Non mi gerico, perché via l'antivento di gerico. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la maniera più facile di arrivare in cima al Monte Dorada. Siamo partiti dal Rifugio Dorada e abbiamo preso il sentiero 961 che ci porta inizialmente su nel bosco fino in Forcella. Da 6 anni no, devo fare il corso, no, quello no, però sì, qui c'è pieno di animaletti. Ciao Zeni. E allora cos'è, il 5%? Sì. No, no, basta studiare così. Nello zaino che ti rallentano. Eh? No, sono in zaino. Sì. Sai che l'hanno fatto anche Ferrara? Ma com'è? È lungo? Ah, quello di Ferrara è in una specie di laghetto. È difficile. Forcella. Nostra cima di là, sui balzi erbosi che piacciono a Polpez. Qui abbiamo tutti i ferri come delle travi antivalanga. Polpez che si prende dai ciuffi, e questa è la Forcella che divide le due valli. Sì, adesso si scende un po' là e si gira dietro. Si inizia a salirla dietro, sì. Se no puoi andare su di qua e tagli. Sì. Sì. Dopo aver oltrepassato la Forcella si scende un pochino, si fa questo piccolo traverso su facci roccette. Ce l'ho perché qui ci sono un po' di roccette dove servono le mani. Adesso prendo la molletta e me la attacco. Ma hai visto che mega clessidra? Una clessidra? Quella lì? Quel buco? Quel buco di là? Ah, pensavo di no, però. Ecco, lì vedi come si può calare in 10 una volta. Eh beh, sì. Sì.
No. Bello scalpello. Bene. Passato quel trattino di facce e roccette. Qui è tutto un po' bagnato. Sì. È finto. Bellissimo. Il Doggy Daily. Guarda, ci fa anche passare. Ah no. Sì, è vero. È un peluche. Sei in mezzo. Ok, adesso sì, fermati se vuoi. È morbido. Prego, prego. Dai, vieni. Che roba. È bello fluttuante. Ha paura di te, Sandy. Ciao. Ancora fai sì, ricette. Ti piace? Un po' di piattume? Il più bel segno che esiste su... Ma perché non so? Perché mi pare... No, io lo riconosco, sì. Conosco quel mio. Dove ti trovi qua? Qui siamo... In Alpago. Alcuni dicono Alpagonia o Alpagistan. Alpagoland. Lì siamo tutte creste. Il sentiero era interessante. Dell'alta via numero 7. Queste fa? Anche sì, sì. E sì. Poi va su quello là alto. Ah, va tutte, anche quello là in fondo. Ma che si vede proprio il sentiero in quella lì? Sì. Sponsored by Dynafit. Yes. By Camel. Qui c'è un altro passaggino che si fa all'esterno. Continuare poi qua dalle creste. Qui praticamente abbiamo finito il dislivello, facciamo l'ultimo tratto di cresta, ci porta fino in cima. L'ultimo tratto di cresta ci porta lassù dove vedete la croce in fondo. Cosa? Eccoci qua alla cima del Monte Dorada. Vi faccio vedere a Polpetta come festeggia quando arrivo su in cima. Oggi abbiamo Snoopy! Siamo in cima al Dorada! Che bello, sabato gnomi! E da qui arriva l'altro sentiero delle creste e arriva da laggiù. Guardato la relazione e qui stavamo facendo tutte queste creste, dava 3 ore sulla salita. Perché le altre creste, come dicevo prima lei, vieni a vedere, sono queste qua. Ma pensa a quello che si è fatto da giù con questo in spalla. La, guarda, è a pezzi questo. Si smontava. Con le mani, ciao ciao.
Hai qualche dichiarazione da fare? Fa caldo. Però siamo già quasi al rifugio, sì, che è qui dietro. Dopo vari scivoloni tra erba e sassi, sono anche andata. Stiamo tornando al rifugio Dolora. Allora, qui siamo al rifugio Dolomio Aldolada. Adesso vi faccio vedere la parte davanti. Sono più frutta frullata. Eccoci qua. Succhi di frutta della Giazena, la fragola. 140 calorie con questo cosino, Ah sì, è diretta. Cioè, quella diretta. Che ho consumato la nostra supereroe Sandy. Stavo per versare tutti io, Sandy. Sto facendo io. Da qualche parte c'è anche polpetta. Sei stata lì tutto il giro. Grazie, fa un po' di schinito, se no. Allora tieni questo. Bene, finito il giro. Oggi vi abbiamo portato in cima al Monte Dolada tramite la via più facile, che è quella che parte appunto dal rifugio Dolada. Al rifugio si arriva in macchina. Il totale del giro sono 550 metri di livello circa. Ho provato a fare i video dei momenti più importanti, perché la salita è veramente molto breve, da un'ora e mezza dal rifugio. E spero che il video vi sia utile, vi sia anche piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!